Al Via Samani al Polo Universitario il convegno internazionale dal tema La sfida migratoria in Europa e negli USA, politiche e modelli di accoglienza a confronto, un'iniziativa fatta anche in collaborazione con la Stony Brook University di New York, l'Università di Palermo, l'Arcidiocesi di Agrigento, la Fondazione Migrantes. Oggi si è discusso in particolare sulle relazioni di quadro tra i modelli di accoglienza dell'immigrazione dell'Unione Europea e del ruolo delle organizzazioni criminali per il traffico dei migranti. Una conferenza internazionale, in questo momento c'è una rappresentante dell'università americana che sta parlando tra l'altro in inglese proprio a sottolineare l'internazionalità. Momento di grandissima riflessione e al di là del fatto che poi bisogna, come ho detto nel mio intervento di saluto, bisogna assolutamente gestire il problema, il fenomeno. Venire incontro ai bisogni e dare delle risposte a queste persone per ciò che è il sistema dell'accoglienza non fa assolutamente male un momento di riflessione, che sia un po' poi un punto di sintesi dal quale poi ripartire per apportare i cambiamenti necessari, organizzare al meglio i servizi. In questo l'università ha un compito fondamentale perché proprio perché è momento di riflessione, approfondimento anche sul piano strettamente giuridico, può essere di aiuto e di stimolo, ove ritenuto, per quanto riguarda gli apparati di carattere normativo, legislativo, per cambiare praticamente le regole, quelle che in atto sono presenti. Oggi ha ritenuto importante venire a questo interessante convegno, una o 2 giorni, dedicata appunto al problema dei migrantes, il suo punto di vista. Indubbiamente non solo una cosa importante, ma nel contesto attuale delle migrazioni confrontare le diverse esperienze e quindi le diverse metodologie che vengono attuate nel contesto europeo e in quello americano diventa veramente un modo attraverso il quale contribuire per una risposta efficace alle politiche migratorie. Sappiamo bene che questo fenomeno migratorio non è un qualche cosa di transeunte, ma è ormai una realtà epocale, di fronte alla quale forse ci si è trovati impreparati, ma occorre oggi dare delle risposte che siano le più valide, non semplicemente per gli emigranti che arrivano, ma per un contesto sociale da realizzare e ricostruire, proprio perché le migrazioni hanno questa valenza di guardare al futuro per costituire delle popolazioni nuove. Non per niente i grandi stati, tipo gli Stati Uniti, l'Australia, si sono formati dall'insieme di tanti immigrati negli Stati Uniti, italiani, irlandesi, spagnoli, portoghesi. Quindi evidentemente occorre una politica attraverso la quale gestire il fenomeno migratorio, che oggi a me pare, soprattutto in Europa, è lasciato un po' a se stesso. Al di là di una prima accoglienza non si realizza granché, mentre occorre proprio quel senso di integrazione attraverso il quale poter costituire una realtà nuova.